C'era una volta una sirenetta di nome Ariel che si divertiva sul fondo dell'oceano a esplorare i resti delle navi affondate. Suo inseparabile compagno di giochi, un simpatico pesciolino cicciottello. Dai, Flounder, sono sicura che questa vecchia nave è piena di tesori fantastici. Io non c'entro lì dentro, ci sono i fantasmi. Flounder, non fare il pesce rosso. Seguimi. Nuotando nello scafo della nave, Ariel scoprì delle vecchie posate arrugginite. Dimmi che non sto sognando. Hai mai visto niente di più bello in vita tua? Ariel nuotò fino in superficie, dove trovò il suo amico gabbiano. Scaro, sai dirmi cos'è questo? Gli mostrò la forchetta. Basandomi sulla mia lunga conoscenza degli umani, si tratta ovviamente di una arriccia spiccia. Gli umani li usano per sistemarsi i capelli. Grazie, Scato. È perfetto per la mia collezione. Ariel nuotò fino alla grotta sommersa, dove teneva i suoi tesori del mondo degli umani. Nascondeva la sua collezione perché suo padre, il re del mare, proibiva al suo popolo qualunque contatto con gli umani. Quella sera stessa, Ariel vide delle strane luci scintillare sull'acqua e nuotò in superficie per capire di cosa si trattava. Rimase a bocca aperta davanti ai fuochi d'artificio che risplendevano sopra un grande veliero. Scuttle si librava in aria tra le luci e i colori. Proprio un bello spettacolo, non è vero? È il compleanno dell'umano che chiamano Principe Eric. Dimenticando il divieto del padre, Ariel si avvicinò per vedere da vicino quel giovane. Non avevo mai visto un umano così da vicino. È davvero molto bello. A bordo della nave, il consigliere di Eric, Sir Grimsby, chiamò l'equipaggio a raccolta. Con mio grande piacere ho il privilegio di offrire al nostro stimato principe un regalo di compleanno molto prezioso e piuttosto imponente. Una statua di marmo che è la sua copia perfetta. Naturalmente mi auguravo che potesse essere un regalo di nozze. Il principe si voltò a contemplare il mare. Oh, Grim, non cominciare. La ragazza giusta è là fuori. Da qualche parte. Negli abissi più profondi, la cattiva strega del mare, Ursula, usava la sua magia per spiare Ariel. Pensate un po', la figlia del grande re del mare, Tritone, innamorata di un umano, un principe per giunta. Il suo paperino salterà dalla gioia. Gli sta bene a quel miserabile vecchio tiranno. Bandirmi addirittura dal palazzo solo perché ero un pochino ambizioso. Tuttavia, quella ragazza testarda e innamorata potrebbe essere la chiave della mia vendetta su Tritone. Sarà un'esca perfetta quando andrò a pesca del papà. In superficie scoppiò all'improvviso una tempesta. Il principe prese il timone. Tenetevi forte, legate il sartiame! Senza preavviso, un fulmine gigantesco colpì la nave. Sir Grimsby scivolò sul ponte. Eric, attento! L'albero maestro! Ariel guardava con terrore. Eric è stato scaraventato in acqua! Lo devo salvare! Senza curarsi della tempesta, Ariel cercò Eric disperatamente. Ma dov'è? Non lo trovo in fretta! Aspetta, eccolo lì! Tuffandosi sotto le onde, Ariel vide il principe privo di sensi. Faccio troppo in fretta! Lo devo tirar fuori dall'acqua prima che anneghi! Afferrò Eric e con tutta la forza che aveva riuscì a riportarlo in superficie. Con il calmarsi della tempesta, Ariel riuscì a trascinare il principe ancora svenuto a riva. Respira. Deve essere ancora vivo. Un granchio giamaicano si affrettò verso di lei sulla sabbia. Era Sebastian, il direttore d'orchestra del re del mare. Ariel, allontanati da quell'umano. Tuo padre ha proibito qualunque contatto con loro, ricordi? Ma Sebastian, perché non posso rimanere con lui? Perché non posso far parte del suo mondo? E cantò una meravigliosa canzone che parlava del suo desiderio di rimanere con Eric per sempre. Un attimo dopo, Ariel era di nuovo in acqua e Sir Grimsby era in ginocchio accanto ad Eric. Ti diverti proprio tanto a farmi salire la pressione in questo modo, non è vero? Grim, una ragazza mi ha salvato.
Cantava con una voce meravigliosa. Secondo me hai inghiottito un po' troppa acqua di mare. Avanti, Erika, ti aiuto a rimetterti in piedi. Intanto, nel palazzo del corallo, Tritone notò Ariel che fluttuava tra le onde come in un sogno. Chiamò Sebastian e sorridendo disse: mi stai nascondendo qualcosa. Me ne sono accorto, sai. Ariel è innamorata. Ho tentato di fermarla. Le ho detto di stare alla larga dagli umani. Umani? Ariel è innamorata di un umano? Tritone trovò Ariel nella sua grotta. Stava contemplando la statua di Eric che Flounder aveva recuperato dopo la tempesta. Quante volte ti ho detto di stare lontana da quei barbari mangiatori di pesci? Gli umani sono pericolosi! Ma papà, io amo Eric! Allora mi dispiace, Ariel, ma dovrò farti rinsavire, non importa a quale prezzo! Brandendo il suo tridente, il re del mare distrusse tutti i tesori della figlia. Poi andò via infuriato, lasciando Ariel in lacrime. Mentre piangeva, due anguille arrivarono strisciando. Non aver paura. Siamo i rappresentanti di una persona che può aiutarti. Ariel le seguì fino alla tana di Ursula. Entra pure, piccina mia. Non ci siamo più viste da quando tuo padre mi ha bandito dalla sua corte. Per dimostrarti che sono cambiata, ti farò dono di 3 giorni da umana per conquistare il tuo principe. Prima che il sole tramonti il 3° giorno, dovrai riuscire a farti baciare da lui. Se ci riuscirai, sarà tuo per sempre, ma in caso contrario, mi apparterrai. Ariel si fece coraggio ed acconsentì. La strega del mare sorrise in modo subdolo. Sì, quasi dimenticavo. Non abbiamo discusso il pagamento. Non credo molto. L'unica cosa che voglio è la tua voce. Sebastian, che aveva seguito tutto, uscì dal suo nascondiglio. Non ascoltarla, Ariel! Quello è un demonio! Ma Ursula aveva già usato i suoi poteri per imprigionare la splendida voce di Ariel in una conchiglia e trasformare la sirenetta in una umana. Con l'aiuto di Sebastian e di Flounder, Ariel nuotò in qualche modo a riva con le sue nuove gambe. Lì incontrò il principe Eric a passeggio con il suo cane. Buono, Max, buono! Mi dispiace tanto, signorina. Eric fissò Ariel mentre lei cercava di allontanare il cane. Ehi, un momento. È la prima volta che ci vediamo. Non ci siamo già incontrati. Ariel aprì la bocca per rispondere, dimenticando di avere perso la voce. Il principe abbassò lo sguardo. Non puoi parlare e neanche cantare. Allora mi sono sbagliato. Eric prese Ariel gentilmente per un braccio. Il minimo che posso fare è cercare di riparare le cattive maniere del mio cane. Vieni, ti porterò a palazzo con me. Al palazzo reale, Ariel fu subito affidata ad una cameriera. Grimsby trovò il principe che guardava con tristezza fuori dalla finestra. Eric, sì, ragionevole. Le giovani donne per bene non se ne vanno in giro a salvare la gente per poi sparire nel nulla. Devi credermi, era reale. Se solo la potessi ritrovare. L'indomani, Eric portò Ariel a fare un giro in barca nella laguna. Sebastian li seguiva a nuoto. Sono già passati 2 giorni e quel ragazzo non l'ha ancora baciata. Ora ci penserò io a fare in modo che lo faccia. Forse questo aiuterà a creare un'atmosfera più romantica. Incominciò a dirigere un coro di creature marine. Coraggio! Baciala! Sta funzionando! Eric sta per baciare Ariel! Mentre il principe si avvicinava per baciarla, la barca si rovesciò ed Eric e Ariel caddero in acqua. Dalla sua tana nell'oceano, Ursula li vide cadere nella laguna. Ci sono andati troppo vicini! Non posso farmela scappare così facilmente! Incominciò a preparare una pozione magica. Presto la figlia di Tritone sarà mia! Voglio vedere il re del mare contorcersi e dimenarsi come un verme appeso all'amo!
Il giorno dopo, Scuttle volò da Ariel per congratularsi con lei. Il principe aveva annunciato le nozze. Raggiante di felicità, Ariel corse dal principe. Si nascose però quando vide Eric che presentava Grimsby a una ragazza bruna e misteriosa. Il principe pareva ipnotizzato. Vanessa mi ha salvato la vita. Ci sposeremo al tramonto sulla mia nave. Ariel si ritirò confusa. Era stata lei a salvare Eric. Trattenendo le lacrime, Ariel fuggì dal palazzo. Sebastian trovò Ariel seduta sulla banchina mentre guardava la nave nuziale lasciare il porto. Improvvisamente, Scuttle planò su di loro. Quando ho volato sopra la nave, ho visto il riflesso di Vanessa in uno specchio. È la strega del mare, con altre sembianze, e indossa la conchiglia che contiene la voce di Ariel. Dobbiamo impedire il matrimonio! Sebastian si tuffò in acqua. Flounder, aiuta Ariel a nuotare fino a quella nave. Io vado a chiamare Tritone. Tutta bagnata, Ariel si arrampicò a bordo appena prima del tramonto, proprio mentre Eric e la fanciulla stavano per unirsi in matrimonio. Prima che Vanessa potesse dire lo voglio, Scuttle attaccò insieme a un esercito di suoi amici. Nella zuffa, la collana con la conchiglia cadde sul ponte e si ruppe, liberando la voce di Ariel. Improvvisamente, la voce di Vanessa diventò quella della strega. Eric, sta lontano da lei! Ariel sorrise al principe. Oh, Eric, avrei voluto dirtelo. Ursula sogghignò. È troppo tardi, il sole è calato! Ariel sentì il suo corpo ritrasformarsi in sirena. Mentre si tuffava in acqua, la strega la trasformò in una debole pianta acquatica. Ora sei mia, pesce angelo, ma non preoccuparti, non sei tu la mia preda, ma un pesce molto più grosso di te, ma eccolo che arriva. Scenderò a patti con te, Ursula, ma non fare del male a mia figlia. Subito Tritone venne trasformato in una piccola pianta ed Ariel ridiventò sirena. Con il cuore infranto guardava Ursula, ormai regina dell'oceano. Improvvisamente il principe Eric corse in suo aiuto. Lanciò un arpione alla strega e la colpì ad un braccio. Ursula afferrò il tridente del re. Inutile insetto! Quando la strega del mare puntò l'arma verso Eric, Ariel le diede uno spintone e le fece cadere il tridente. Eric, dobbiamo andare via di qui! Appena tornarono in superficie, enormi tentacoli spuntarono dall'oceano. Eric, siamo circondati! Attento! Ariel urlò quando emerse un mostro enorme. Era la strega del mare. Con i suoi nuovi poteri, la strega comandò alle acque di creare un vortice mortale. Molte vecchie navi affondate tornarono in superficie e il principe riuscì a salire su una di loro. Mentre Ursula torreggiava sopra Ariel, Eric conficcò la prua appuntita della nave nel ventre della strega distruggendola. L'enorme forza sprigionata lanciò Eric verso la riva. Mentre il principe giaceva ancora svenuto sulla spiaggia, Ariel salì su di uno scoglio a contemplarlo. Tritone e Sebastian guardavano da lontano. Sembra proprio molto innamorata. Non è vero, Sebastian? Il re del mare alzò il tridente ed Ariel divenne ancora una volta umana. Il giorno dopo, Ariel ed il principe si sposarono a bordo della nave nuziale. Mentre si baciavano, gli umani e il popolo del mare applaudivano insieme, uniti finalmente dal matrimonio di due persone il cui amore era profondo come l'oceano e puro come la voce di una fanciulla.